Si tratta di due progetti legati ai fondi europei, in questo caso strutturali, perché si interviene a livello strutturale, che vanno a potenziare da un lato quella che è la copertura del wifi sia nelle aule sia nei laboratori, e questo è il presupposto fondamentale per garantire le condizioni previste già a livello ministeriale dal Piano Nazionale Scuola Digitale di attuare, concretizzare nella realtà di una scuola come quella che dirigo, una didattica innovativa e una didattica a servizio chiaramente dell'utenza e quindi degli alunni e delle famiglie, tramite docenti che possono avvalersi del wifi e utilizzare strumenti e tecnologie di supporto per il raggiungimento di competenze specifiche degli alunni. Questo per quanto riguarda il progetto LAN WLAN. Invece l'altro progetto Ambienti Strutturali, che ha consentito alla scuola di avere 8 LIM, dei kit specifici per migliorare la didattica a livello di inclusione nei confronti quindi di alunni BES con svantaggio più o meno grave, e poi anche di migliorare le potenzialità della didattica a livello laboratoriale in una scuola come la nostra, dove il taglio scientifico-tecnologico è sicuramente prioritario. E intervenendo appunto nei laboratori di chimica attraverso un kit che supporta le nanotecnologie a disposizione degli alunni, e poi anche attraverso prove simulate in condizioni di sicurezza sempre all'interno del laboratorio di chimica. Si tratta di step che non vorrei definire né grandi né piccoli, ma sicuramente concreti. L'aggettivo forse più corretto è questo, perché consentono di aggiungere un tassello in più a quella che è la lettura complessiva della scuola, dell'Istituto Vaccarini, come istituto superiore con due indirizzi, scientifico e tecnologico, che crescono in termini di strutture.